Educare le nuove generazioni al rispetto delle regole, alle attività di socializzazione e integrazione e alla sana e corretta competizione, vivendo le manifestazioni sportive in un clima gioioso e festoso. Sono gli obiettivi del progetto sociale ed educativo Insieme per una tifoseria consapevole e civile, promosso dal Molfetta Calcio e presentato agli studenti presso l'Istituto Monsignor Don Tonino Bello di Molfetta. Il progetto formativo, esteso a tantissime scuole della città, si pone l'obiettivo di formare un nutrito gruppo di tifosi biancorossi, in modo tale che le nuove generazioni possano sempre di più appassionarsi alla realtà calcistica del Molfetta, partecipando attivamente alla causa biancorossa, anche attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione. Come si faceva il tifo ai tempi in cui il Molfetta ha avuto un passato glorioso, e parliamo di fine anni 80, inizio anni 90, era completamente differente. Oggi i modi di comunicare e di coinvolgere le persone sono totalmente diversi, abbiamo i social che fanno da padroni assolutamente, quindi magari anche il percorso formativo che andremo a fare con le scuole comprenderà anche i nuovi modi di comunicare, questo con l'obiettivo di avere più gente possibile allo stadio, di portare soprattutto i giovani e riportare le famiglie allo stadio. Un connubio sport e scuola con questi ragazzi adolescenti ritengo sia un passo importante nella loro crescita. Abbinare la scuola allo sport credo sia una cosa importantissima per la crescita di questi ragazzi, perché aiuta a vivere il quotidiano in maniera più serena. Questo è il progetto di questa nuova società con cui ho sposato immediatamente le loro direttive. Noi vogliamo che sin dall'anno prossimo, in prossimità della finalizzazione del nuovo stadio, ci sia una grossa affluenza, perché avvicinare questi ragazzi alla nostra squadra è importante non soltanto per la nostra squadra ma soprattutto per la città.